Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Stellar Blade. Allora ragazzi, nell'ultima puntata abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo ben tritato quasi tutta la parte, in realtà ovviamente parecchie cose mancano da esplorare, no? In questa zona, ammesso di tornarci, e però abbiamo fatto tutta la parte della sommità Levoir, credo che Levoir, penso che si dica così. Facendo una puntata anche abbastanza lunga, ma volevo davvero finirla, d'accordo? Sono rimaste appese, per così dire, un po' di cose. E, dobbiamo tornare in città, e quindi è questo quello che ho intenzione di fare ora come ora. Perché mi dice di parlare con entrambi? Se ti serve qualcosa, sono qui. Ah, con soldi di riparazione, ok. Oh, giusto, vabbè, facciamolo subito, dato che ci siamo. Questo già fatto. Allora, tanto una seconda cosa dell'esospina non ce l'ho, giusto? No, proprio no. Quindi non c'è molto da dire. Questi... troppi ne ho visti. Aspetta un attimo, Anni fissi, aumento critici, aumento... carica beta, ricarica di energia beta bonus, questa è penetrazione scudo 13%. Ho qualche dubbio. Questa però è di secondo livello, quindi dovrebbe essere meglio. Dai, facciamo questo. Cominciano ad essercene veramente tanti. Ma potranno essere potenziati questi? Credo di no. Gli aspetti di loro non ci sono. Va bene, ok. Sei andata alla grande. Torniamo a Zion? Yes, va bene, ma torniamoci perché qua abbiamo fatto tutto quello che era mostrato sulla mappa. In realtà, come ho detto, ci sono delle zone che ancora non ho esplorato, ma magari mi ci rimanda un'altra missione secondaria oppure succede qualcos'altro. E dopo tutto c'è anche una cosa da dire. Questo gioco, tutto sommato, lo sto esplorando abbastanza e sto facendo tutte le missioni secondarie che ci sono. Però non ho intenzione di fare una run, cioè una serie molto completista, d'accordo? Quindi c'è questo da dire. Quindi anche se qualche cosina rimane inesplorata, francamente va bene anche così, ok? Ok, eccoci qua. Torna Zion, raggiunge la sala udienze. Perché mi dà delle altre cose qui? Per distribuire l'energia dell'ipercell. Ah, mi sa la quest. Non pensavo mi fossi accanto. Sei già stata alla sala udienze? Lily, adesso è tutto pronto. Ottimo, procediamo. Era la secondaria, ok. La paziente mentre finisco i preparativi? Vado a prenderla. Ok. Ma cutscene direttamente. Ho fatto tutto il possibile. Non è perfetto, ma adesso la paziente dovrebbe stare molto meglio. Su, ci sei? Io ti sento. Enya, ti senti bene? Enya. Sì, le tue mani sono molto calde. È passato così tanto. Ok, mi sa che questi hanno una sorta di storia. Questa è una storia con un... con un robot. Ora comincio a ricordare. È un robot in realtà con della carne, credo. Gentilezza, ma non ho nulla da offrirti. L'unica cosa che so fare è cantare. Il tuo canto è più che sufficiente. E poi devi ringraziare Lily, non me. È stata lei a salvarti. Mm-hmm.
Lei è adorabile. Quasi tutti i personaggi femminili mi piacciono. Mi piacciono più di Eve stessa, devo dire. È così. Ok. Oh, tra parentesi, ho trovato abbastanza cosette, quindi forse sarebbe il caso anche di fare una capatina qui. Esatto, c'ho 5 punti, quindi insomma, vale la pena, no? E qui il nemico colpito con il tetto d'attacco aumenta la potenza d'attacco del tetto. Ok. Onestamente, ma sì, dai, facciamo proprio così. Vai, bam. Ok, questo lo voglio potenziare al massimo perché lo uso quasi sempre. Però un po' anche questo per spaccare gli scudi è ottimo. Questo non mi piace tanto, lo uso più inavvertitamente che altro. E questo può essere utile quando c'è un gruppo grosso di nemici. Però vabbè, giusto tipo un po' di potenza d'attacco e un recupero dell'energia beta può essere utile. Però vabbè, dai. Adesso, questa l'abbiamo fatta. E, oh, però ci sono tante altre cosettine, quella, a dir la verità. Eh sì, consegna gli oggetti. Sapete che è? Andiamo senza il teletrasporto o il viaggio veloce che dir si voglia, perché tanto davvero c'è poca differenza. Il posto non è così grande, una volta che hai familiarizzato correndo qua e là, onestamente ci metti poco, anzi forse lo preferisco un po'. Allora, primo, lui. Oh, rieccoti. Li hai incontrati? Come è andato? È male. Purtroppo sono morti tutti. Oh, non ci credo. Un Naitiba potente li ha colti di sorpresa. L'ho sistemato io. Non avevano nessuna speranza contro un mostro di quel genere. Maledetto, capisco. Le mie scuse, Angelo. È da quando ho perso contatto con loro che speravo tornassero sani e salvi. Farò rapporto al capitano. Grazie per aver recuperato i loro ricordi. Mi spiace. È un onore aver aiutato quegli impavidi guerrieri. Ok, mi sa tanto che consegnando tutte queste quest avrò qualche punticino in più, Adesso di qua, perché mi ricordo assolutamente di dover consegnare qualcosa qui. Ah, e magari posso comprare qualcos'altro. Oltretutto. Ah, sei tornata. Mi fa piacere che continui a tornare. Va bene, oh, ok. Bauletto di Kaya. Kaya, è questo il bauletto? Niente da fare per la moto. È troppo danneggiata. Oh, non fa niente. Il bauletto è molto più importante per me. È che apparteneva a mia sorella. Quando l'ho persi nel deserto, non sapevo cosa fare. Io pensavo che non l'avrei più rivisto. Sei davvero riuscita a trovarlo. Sei fantastica, Angelo. Figurati. Tu ricambierai il favore sicuramente. Se ti serve aiuto, chiamami. Sì, Angelo. Ok, ottimo. Ah, vedi, già 4.5. Materiale polimerico estremo, pompa SB. Ok, ottimo. Ottimo, Kaya, quindi vediamo. Il tuo negozio. Oh, hai visto il cartello? Beh, non più. No, è che... Scusami. Sono stata scortese. Tranquilla. Mia sorella di certo è viva da qualche parte. Tornerà presto. Sono fiduciosa. Allora, richiesta non devo fare niente adesso. Oggetti missioni, oggetti disponibili, materiali, equipaggiamento. Equipaggiamento recupero beta, combattimento perfetto, DPS sono elevati, potenziante per gli scudi. Riduzione danni, ricostituente, bottino d'oro bonus, acquisizione ESP bonus, ok. Ah, va bene questo. Vabbè, magari... No, fa salire molto poco. Otto su 3.
Sale veramente molto poco, purtroppo. Un'alta concentrazione, c'è qualcosa che possiamo fare? Francamente non saprei. Questi su tre... Va bene, questi non li posso beccare. Vabbè, questi costano un po'. No, far salire le cose ci vuole un'eternità. Vabbè. I miei compagni aspettano. Devo andare. È bello avere delle persone che sono disposte ad aspettarti. D'accordo, Angelo. Cercherò di accaparrare qualche altro prodotto. Grazie, Kaia. Vabbè, ci saranno altre occasioni, credo. Non penso proprio che sia l'ultima volta che ci torniamo, quindi per ora ho preso un po' di cose, ma va bene così. Ora, mi ricordo... Ah, no, non di qua. Il barbiere... Oh, barbiere, vabbè, il parrucchiere. Ah, quindi non dicevi tanto per dire. Non credevo mi avresti aiutato davvero. Grazie. Ora mi sistemi i capelli. Niente roba scialba. Te la sei proprio presa. Dunque, posso iniziare? Me la farà scegliere la concetto. Oh, finalmente, grazie. Aspetta, ma tutte le altre... Ah, le posso sbloccare. Oh yes, finalmente iniziamo a ragionare. Oddio, non so quali mi piacciono però. Ah, minchia, poi costano un bel po', madonna. Molto carina così. Mannaggia le acconciature coreane che hanno quasi sempre sta frangetta che non mi piace per niente. Ci sarà un modo per toglierla di torno? No, eh? Non lo so. E tanto siamo lì più o meno. No, questo col cerchietto proprio no. Questa no. Questa... No, vabbè. Ma in mancanza di altre ispirazioni facciamo così. Bam. Ti piace quel che vedi? Yes. Va benissimo così. Che te ne pare? Non saprei. Mi danno più sicurezza, questo sì. Adam, tu che ne pensi? Non saprei. Non chiederlo a me. Ok, quindi la coda c'è sempre. Quasi 6 punti. E se non sbaglio manca ancora qualcosa, no? Allora, la bacheca sicuramente, ma c'è qualcos'altro che devo fare? Ah, luce di speranza, proprio qui? Ah, aspetta, fermi. Qui si va per la principale. Sì, fammi tornare qui. Alla bacheca, perché credo ce ne siano un paio, in realtà, che devo consegnare. Cioè, ho fatto parecchia roba. Anzi, credo tutto ciò che ho. Ok, perfetto, grazie. Una bacheca, ottimo. Una bacheca. Come in corso? Ah, nella culla! No, è vero, questa ancora non l'ho fatta. Questo però sì. Grazie. Ok, c'è questa che devo fare ancora, ma qui non credo di essere ancora andato, quindi... Quindi bene così. Ora credo che possiamo andare. Allora, scusate, dato che probabilmente... Oh, ora puoi cambiare acconciatura, Eve? Ah, ma la posso cambiare quando mi pare. Oh, figata.
Ah, vabbè, dai, è una buona cosa. Però... esatto. Teniamo un po' la coda corta, va. Forse però così è troppo corta, santi Dio. Solo che quella lunga era veramente troppo lunga, secondo me. Teniamo un po' quella corta, poi vediamo se, se mi va di tornare a quella lunga. Ma una, che sia una via di mezzo, no, eh? Niente, o alle spalle o ai talloni. Davvero non c'è una fottutissima via di mezzo. Ok, perfetto. Si va e adesso si procede ufficialmente. Oh, come mi aspettavo. I miei occhi dicevano il vero. Ottimo lavoro, Adam. Penso che lascerò a te anche questa. Andiamo all'Hyperdrive. Energia nel drive secondario. Avvio attivazione. Passo dopo passo si verifica qualcosa? C'è molta più luce. Sì. I nostri sforzi sono valsi la pena. Quindi? Si risvegliano più persone? Come funziona adesso? Oh no, devo tornare a parlare con Orkal. Ok. Ma i discorsi con la gente in città non credo servano a molto. Ancora una volta, grazie. Ora tocca a lei. Aspetta, ti darà una risposta. Nel vecchio centro della città ci sono un impianto di depurazione e un cimitero di treni. Sto rilevando le frequenze di un Aitiba Alfa che arrivano da Matrix 11. Matrix 11? Invierò i dati cartografici al tetrapode. Vi guiderà nel vostro tentativo di arrivare al luogo in cui si trova il Aitiba Alfa. Grazie per l'aiuto. Significa molto. Non è niente se comparato a quello che avete fatto voi per Zion, ve l'assicuro. Buona fortuna. Ok, e adesso però? Parla con Adam nel rifugio, ok. La città sembra diversa. Vedo più persone. Ah, ok. Più cartelli. Ah! Te l'ho detto, i nostri sforzi sono stati ripagati. Mi sa che si sono anche sbloccate proprio delle cose. Che continueranno a guardarci di traverso. Non è solo più gente... Mi sa che... Buono a sapersi. In effetti mi stava venendo un po' di ansia. Io ora vado al tetrapode. Perché non ne approfitti per goderti il nuovo paesaggio? Ok, quindi... Che cosa è cambiato? E come faccio a sapere... Oh, sono ricomp... Oh, un sacco di missioni nuove.
Sono 3, 6, 7 missioni nuove. Minchia, ok. È vero, sembra esserci più gente. Di qua prima. Aspetta. No, è quello sbagliato. Oppure no. Ah, no, 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 giusto, giusto, c'è il locale qua sotto, che cretino. Oh, salve. Enya, che succede? Eve. Che cos'hai? Perché non stai cantando? Beh, il fatto è... È su. È da molto che non viene qui. Ho anche sentito che frequenta qualcun altro. Pensi... Pensi che mi stia abbandonando? Ah, dei sentimenti, quindi. Non è da su fare una cosa simile. Ti prego, sta tranquilla. Sarà di certo un malinteso. Dove hai sentito queste voci? Me lo ha detto Bo, uno dei colleghi di su. Eve, mi dispiace dovertelo chiedere, ma io non posso uscire per via delle mie gambe. Potresti indagare per me e magari scoprire che cosa sta succedendo. Ok, tranquilla. Non c'è alcun motivo di agitarsi. Grazie, grazie mille. Aspetta, ma quindi anche lui? Sei tu, Angelo. Cosa porta un angelo a Lasgalp? Sei qui per una canzone? Eh? Potrei chiedertelo anch'io. Pensavo fossi a raccogliere rottami o a commerciare come gli altri predoni. Già. È quello che farei se il mio socio non avesse fatto casini. È entrato nell'area proibita. A cercare una cosa che avrebbe risollevato Zion e il negozio. O così dice lui. Quel posto è un inferno. Per questo vi si trova un tesoro nascosto. Un inferno? Sì, un vero inferno. Una sala sotterranea in cui rimbombano i ruggiti dei Naitiba. Ci sono andato per trovare il mio socio. Ma sono scappato come un codardo. Dopodiché, non potevo continuare a vivere da predone. Non rimarrò a guardare se ci sono dei Naitiba. Ci penso io. Cosa? Perché? Non ne trarresti nulla. Non che voglio pormi, sia chiaro. Voglio solo sapere se Tommy è vivo. Ti chiedo solo di trovarlo. Affare fatto. Inviami la posizione. Ok. Area nuova, quindi? Perché ha proprio parlato di un'area nuova, in effetti. Ok, c'è un'altra cosa qui. Cosa ti porta qui, Angelo? Ho sentito che vai in giro a parlare in modo strano di su. Cosa? Oh, certo, già. Te l'avrà detto Enya, giusto? Ma immagino che non sia rilevante. Ormai sono giorni che non vedo su da nessuna parte. Aspetta, su ha lasciato la postazione. Non farebbe mai una cosa del genere. È quello che dico anch'io. Chissà che gli è successo. Dovrò indagare con ordine sulla faccenda. Sai per caso con chi si incontrava su all'insaputa di Enya? Io... non ne sono sicuro. Erano lontani. Ah, d'accordo. Questo complica le cose. Parla con Bo, completato. Ok. Vabbè. Una nuova missione... Ah, dalle parti della bacheca. Va bene, per adesso... Bisogna fare così. Ah, vabbè, questa è un'altra di quelle cose graduali che va passetto passetto e mi guida verso l'obiettivo. Vabbè, bene. Che succede? Che succede? Che succede qui? Che succede? Cosa devi dirmi? Ti avevo detto di seguirmi in silenzio. Non ho capito che cosa è capitato. Vabbè, continuiamo a procedere verso...
Lì c'è decisamente più gente in giro. Angelo! I razziatori l'hanno rapita! Ti prego, salva mia sorella! Dove sono i razziatori ora? Laggiù, nel vicolo! Aspetta qui. Secondo me è una trappola. Oh, merda. Perché? Oh, cavolo. Angelo. Sono tutti contenti. Sto metallone di sottofondo? Solo perché vieni dalla colonia. Noi non siamo degli esseri umani come te, quindi... Perché dobbiamo scavare nei rottami e nasconderci dai Naitiba solo per sopravvivere? Perché? Ma non lo sapevo. Com'è possibile? Tutti voi siete dei veri angeli. Fra tutte le ricchezze niente è più prezioso dei materiali che si trovano nel vostro corpo. E con un corpo all'avanguardia come il tuo, devo ammettere che sarà bello sentire un grazie per una volta. Oh cavolo. Davvero così, senza reagire? Eve, stai bene? No, è arrivato. Occhi su di me, ce la fai? Adam. Sono mercanti del mercato nero. Non pensavo attaccassero i membri delle unità aeree. Non può essere. Mai visto nulla di simile. Sembra che i Naitiba non siano gli unici nemici degli umani. Dobbiamo rimetterti in sesto. Ritorniamo al rifugio. Quindi, che cosa è successo? Eve, eccoti. Da un'occhiata qui. Cos'è? Questo è un rilevatore di segnale alfa. È un dispositivo che usa le leggere risonanze del nucleo alfa per individuarne la posizione. Non ha un raggio molto ampio, ma... tornerà utile quando andrai verso la posizione che ti ha indicato Orkal. Wow, fantastico! Alla fine mi ruberai il lavoro. Pensavo di averti già rubato il lavoro. Piccola peste. Grazie per essermi sempre d'aiuto. Ancora una cosa. Potresti girarti un attimo? Ecco, fatto. Cosa hai fatto, Lily? Ho regolato la distribuzione della cella corporea. Non senti il corpo più leggero? In effetti, mi sento diversa. Quando salterai, ti assicuro che noterai la differenza. Tracce razziatori completato, ok. Sono completato Angelo della Morte. 6 punti e qualcosa. Ok, nuove abilità sbloccate, doppio salto. Oh, ok. Oh, figo, benissimo. Allora, ok, in tutto questo dove ero rimasto? Non ho capito i razziatori però che cosa hanno rubato. Nel senso, vabbè. Allora, questa è la missione Luce di Speranza, d'accordo. Ma torniamo un attimino in città che ci sono delle altre cose.
anche piuttosto importanti. Allora, dov'è che era? Aspetta, mi sa che è comparso qualcosa qui, che prima non c'era un piffero di niente e adesso invece... Esattamente. Tova, comparso qualcuno. Chi è lei? Angelo? Angelo? Oh, smettila. Non sono un angelo. Sono... una bambina. Angelo, quel signore gentile laggiù mi ha chiesto di darti questo. Che cos'è? Boh, ma io ho concluso la mia missione. Ciao, ciao! Ho visto l'angelo da vicino. Non mi torna. Inviare una bambina a caso invece di parlarmi direttamente. Cos'è questo programma? Perdona per aver tenuto nascosta la mia identità in questo modo. È impossibile raggiungere la zona inferiore di Eidos 7 del Petalos Plus a causa dell'allagamento. Questo è un programma di ripristino per controllare il dispositivo fognario rotto. Usalo per rimuovere l'acqua dalla piazza e ispezione il magazzino 77. Quando sarai lì capirai il motivo. Petalos Plaza. Oh. Ha a che fare col centro commerciale allagato. Oh. Una richiesta alquanto vaga. Sembra una trappola. Interessante questa cosa. Può essere. Lo scopriremo una volta lì. Che si fa? Ok, benissimo. Di qua. Dici che ce la faccio? Ah, sì. Bene. Questo mi velocizzerà le cose. Qui dovrebbe esserci qualcosa. Dove? Ah no, dentro il negozio. Sono un cretino. Bam. Questo rumore. Lavori in corso. Che modi sono a irrompere così? Siamo chiusi. Oh, Angela, che ci fai qui? Ho sentito dei rumori. Va tutto bene? Ah, il casino non ero io allora. Non credevo si sentisse. Scusami, Angelo. Come vedi, gestisco un emporio. Tratto ogni genere di mercanzia. Ma non posso lavorare, non più. Perché no? Beh, avevo un tesoro in questo negozio. Lo reputavo il mio angelo custode. Un Buddha in piedi in bronzo dorato. Un tesoro di grande valore. Ma mia figlia Arin l'ha rubato. Quella statua protegge il negozio. Lei sa bene quanto vale. Scommetto che voleva venderla al mercato. Capisco. Dimmi come posso aiutarti. Grazie, Angelo. Prova a terrorizzare i predoni al mercato e ti diranno dove si trova. Terrorizzarli? Esatto. Ti prego, Angelo. Riportami la mia statua del Buddha. Per favore, ti imploro. Va bene, vedrò che posso fare. Ok, io continuo a detestare fortissimamente il modo di muoversi del personaggio, ma che dobbiamo fare? Non possiamo fare nulla al momento. Comunque, c'è qualcos'altro qui. Ah, vedi, forse si è popolato. Eh sì, anche qui c'è qualcuno, perfetto. Ciao, come stai? Che la sfera madre ti benedica, sempre. Sì. Incontrarti così deve essere il volere della madre. Ha risposto alle mie preghiere. Se sei venuta fin qui sulla terra in nome della sfera madre, beh, sono certo che almeno darai ascolto alla mia richiesta. Un favore? Ho un fratello. Un bravo uomo, devoto come me, se non di più. Per sua sfortuna non è riuscito a scappare da Eidos 7 prima che fosse sommersa. Eidos 7? Ora sarei sciocco a credere che sia sopravvissuto. Vorrei almeno avere il suo libro del verbo, però. Lui ci teneva. Per noi quel libro è più prezioso delle nostre vite. Mio fratello era bibliotecario a Eidos 7. Conoscendolo, sarà rimasto in biblioteca fino alla fine per proteggerlo. Ti prego, cerca di recuperare il libro del verbo dalla biblioteca. Sulla copertina è inciso un cerchio dorato, non sarà difficile trovarlo. Va bene.
Grazie. Abbi fede, la madre ti proteggerà lungo il tuo viaggio. Ok, ma mi sa tanto che dobbiamo tornare. Allora, perché mi ricordo durante la quest che abbiamo visto prima, per esempio, c'era l'acqua dal centro commerciale, eccetera. E, è un posto in cui sono già stato. Solo che ovviamente non ci potevo fare ancora nulla. Adesso invece sì, e devo tornare indietro. Come lo faccio però? Forse il teletrasporto ti può teletrasportare anche in altre parti? Vabbè, in ogni caso rimane un'ultima quest, vediamo un po'. Questo è sospettosamente vicino a quella zona gigantesca di prima però, quindi forse mi ci rimanda. Ehi, tu, Angelo, ti andrebbe di imparare un po' di storia? Storia? Io, a me interessa! Oh, cielo, questa sì che è una sorpresa. È magnifico sapere che ti interessa. I cittadini qui sono troppo stanchi o insensibili per poter apprezzare le meraviglie della storia. Beh, io non direi che... Io mi interesso di civiltà organiche, come gli esseri umani organici che esistevano prima di noi. Per nostra sfortuna, non sono molti i dati intatti. Non riesci proprio ad ascoltare, eh? Non è strano. Anche se la storia è ormai dimenticata, non c'è neppure un accenno agli esseri umani organici. È quasi come se fosse... un sapere proibito. Non è fantastico? Certo che lo è. La curiosità guida l'umanità. Non finiamo mai di imparare. Ascolta, mi è venuta un'idea mentre riflettevo su dove trovare dati sugli umani organici. Ho sentito che sei andata alla sala archivio a Eidos 7 e che sei riuscita a recuperare un'ipercella. È vero? Potrebbe essere, ma... Sì! Esaudisci il mio desiderio. Vorrei i dati sugli esseri umani organici dal terminale informativo della sala archivio. Mi fido ciecamente di te, ti prego. Ma la sala archivio è già... Eve, dovresti riuscire a collegarti al terminale informativo dall'interruttore vicino all'ingresso. Lily, vorresti venire anche tu? Che dire, sono curiosa. Certo che vorrei scoprire di più sulla civiltà che ci ha preceduto. Ok. Appena farò ritorno a Eidos 7, me ne occuperò. Lo sapevo! Noi due abbiamo qualcosa in comune, in fondo. Bene, allora io starò qui ad aspettare pazientemente il tuo ritorno. Vai, forza! Sì, sì, ora vado. Dov'è che dovrebbe essere questo? Che non vedo un punticino. Sala udienze, ma mi sa che non è qua. Sala archivio Eidos 7, via Le Silenzie Eidos 7. Domande ai mercanti presso il mercato dei rottami. Di Sion che sappia dove si trovi Arin. Ah, ok, aspetta, questa. Settore commerciale allagato Eidos 7. Dove dovrei seguirla questa? È sparito. Segui In, mi ha detto. Vabbè, allora. A sto giro, però, dato che ci sono proprio accanto, il viaggio veloce lo uso. Proviamo ad andare qua, non ho tanto capito... Perché non ti arrendi? Credi davvero di poter portare a termine la missione da sola? Allora, si parlava di... Allora, a parte trovare la donna collegata alla sparizione di Sue... Esamina l'area proibita nel... Ah, nella landa! Ok. Trova la moglie e il cliente addormentata nella culla. Non so dov'è, però. Non so come arrivarci. O forse è... Aspetta. Non è che per caso... Ok, vabbè, allora, mi è venuto il dubbio, quindi andiamo un secondo. Tanto si fa presto. Io non ho capito se la culla è questa qui. Allora, parlando con un po' di gente, forse emerge qualcosa.
Grazie a te i cittadini stanno ritrovando la speranza. Molti loro... vabbè, no, sono discussioni inutili. Ok. Proviamo a tornare là perché forse c'è qualcosa e la culla è questa. Non sono sicuro però. Soprattutto vediamo se... Qua non ho mai aperto la mappa, in effetti. Proverò a vedere qualcosa. Se c'è. Tra parentesi. No, non c'è la... Non c'è niente. Ma l'altra munizione più... Ah, ok, guarda, sono scappate fuori altre cose. Pompa SB con quantità limitata. Ok, benissimo. Ora voglio finire un po' di queste missioni prima di aggiornare le abilità e... Ok, sì, adesso è comparsa. Prima non compariva la mappa. Oltretutto mi pare di capire che ci sia un'altra missione qua. Bene. Ah, è lui che me la dà, non il vecchio. Con l'espansione del Personal Link, la salute di Orkal va peggiorando. Angelo, hai un minuto da dedicarmi? Che succede? A Zion ci sono molti estremisti che minacciano l'ordine pubblico. Tra loro c'è un gruppo problematico. E avere a che fare con loro è una bella gatta da pelare. Un gruppo problematico? Cioè, in che modo? Diffondono notizie false o scatenano rivolte, dicendo di non fidarsi di noi. Orkal è tollerante su queste cose, perciò abbiamo vigilato con discrezione. Non possiamo inasprire i controlli su chiunque. Abbiamo perso di recente le tracce di uno di questi estremisti. La nostra priorità adesso è rintracciarlo. Se sai essere discreta, ho delle informazioni per te. Riferiscimi della situazione e dispiegherò le sentinelle per ristabilire la sorveglianza. D'accordo. Se è ciò che serve, facciamolo. Ok, c'era un'altra quest che non avrei preso se non fosse... se non fossi venuto qua giù. Ottimo. Ora andiamo di qua. Sì, è decisamente qui la quest. Da parentesi, mi sa che c'è qualcosa anche all'ingresso. Che dovrei fare qua? Quello... Ah, ma c'è una scala. Oh, si può andare altrove. Fermi tutti. Wow. Questa poi. Allora, se inserisco il nome nel sistema di supporto vitale. Salute positivo, modalità riposo, messaggio, persona che sta dormendo, non venire a cercarmi, scappa idiota. Che messaggio è? Minchia. Qua c'è qualcosa che non va comunque, eh? No, non raggiungere la bacheca perché uno voglio vedere qui di che si sta parlando. È bello vederti, Angelo. Ho sentito che hai recuperato un'altra ipercella. Fantastico! Perché mi dice... Perché mi dice scappa, idiota, nel senso... C'è questo gruppo... estremista, tra virgolette. Mi sa che c'è qualcosa sotto a tutto ciò. Mi sa che scopriremo certi altarini. Va bene, interessante. Ok, adesso quello che posso fare è vedere qui cosa... Ah, no, vabbè, ok, questa era... Niente, sarei potuto tornare alla bacheca. Perché pensavo fosse un'altra cosa. Maledizione. Vabbè. Ok, nessun problema. Ora ci sono un po' di cose da esplorare, ragazzi, perché mi sa che mi sta sfuggendo... un po' di robetta. Tipo, questa l'avrei già potuta fare probabilmente. E c'è qualcos'altro da fare in città, perché già lo so. E oltretutto mi hanno appena dato una nuova quest che è da fare in città. Quindi torniamo qui. Sì, è un po' rognoso, nel senso che ci sono tutte le animazioni, tutta la cosa, devi andare di qua. Adesso c'è il...
l'animazione di tornare. I caricamenti non sono così veloci come uno potrebbe immaginare su PlayStation 5. E chiunque abbia giocato a Spider-Man 2 ha visto che cosa si è capaci di fare con i caricamenti. E vi ricordo che questa è un'esclusiva PS5. Oh, guarda un po'. Che ribelle nel vicolo di Zion. Ok. Stilisticamente mi piace molto, comunque, sì. I giochi orientali sono sempre molto ispirati nel realizzare queste cose, diciamo, futuristiche, un po' post-apocalittiche, eccetera, eccetera. Wow! Architect of un piano alternativo per la gente Xion. Costretta a vivere nella culla, mancanza di energia, ma è Orcal che lo vuole. Fa distinzione tra cittadini di prima classe e seconda classe. Zona di prova, dietro i ricordi di Zion. Ok. La persona di cui Man parlava prima. Ma questo che significa? Una persona abbandonata e poi morta. Cos'è successo? Qualcosa non quadra. Dovrò indagare su questo posto chiamato Arca. Ok. Esamina l'arca. Interessante. A proposito, questo mi sa che è uno di quelli chiusi, vero? Assolutamente sì. Merda. Non mi ricorderò mai quali sono i vari codici, eccetera. C'è una password. Che succede? Pensavo fosse uno spazio di prova. Non ho idea di cosa sia. Potrebbe essere una base per attività criminali o per qualche complotto. Un attimo. Vedo informazioni contrastanti. Oh, ah, qui c'è qualcosa. Ah, che è legato alla missione, in realtà. Scudo protettivo e quattro stati, sistema di sicurezza smart, dimenticato i codici d'accesso, il sistema originale chiamato rompicapo, ruota Zion, ruota in senso orario. Riuscirai a risolvere il complicato per scoprire quanto è sicura l'arca. Trova il rompicapo dell'arca. Cioè? Li devo cercare in giro, questi? Rompicapo dell'arca, non ho idea. Questo schermo appaiono delle lettere. Aspetta, ma questi è vero, questi sono in giro. Ne ho già visti parecchi di questi. Merda, ma come faccio a trovarli tutti però? Cioè, devo letteralmente guardare in giro ovunque. È un casino fare così. Vabbè. Mi sembra di ricordare che ce ne fosse uno tipo qui. O forse no. No, probabilmente no. Chi cavolo si ricorda? Vabbè, ragazzi, noi giriamo. Oh, lì ce n'è uno. Allora c'avevo ragione, ok. Oh, l'ho rimessa in piedi. Opla. Qui sarà un qualcosa che verrà aperta la prossima ipercella, probabilmente. Quello che è scappato via dice seguimi e poi è svanito. Tra parentesi c'è quest'altra zona che sarebbe credo la zona proibita o qualcosa del genere. C'ero venuto prima. Angelo, non puoi accedere al passaggio dell'esule senza ok, passaggio dell'esule. Va bene, c'ero già venuto prima. Anche se sei tu, non va posso bene. Avere un occhio di riguardo. Non ci posso ancora venire, d'accordo. Quindi no, non qui. Mi ricordavo di questo posto. Ne ho trovato un altro. Bene. Allora, quindi io intanto mi sto anche guardando in giro per trovare quei cosi che mi danno le lettere per il rompicapo dell'arca. Che lì ci voglio andare, è interessante. Io spero che però queste lettere mi vengano poi suggerite con l'indizio, perché sennò mi ricorderò mai e poi mai nella vita
tutte quante le lettere e andare in giro per la città a rivederle tutte quante mi pare un tale delirio, dai, che non può essere. Non ci credo che hanno pensato una cosa del genere, non mi pare possibile. Va bene. Quello aveva detto seguimi senza fare rumore e non so che cazzo... Boh, vabbè. Questo niente. Qui, oh, qui ce n'è un altro, perfetto. Però me li dà segnati, quindi dai, deve essere per forza così. Mi darà il suggerimento. Ah. Questi sono i due crepati di prima. Ah, tre. Scusa. Va bene, ok. Ho quasi 7 punti. Mi sa tanto che non ho fatto bene a fare così. Dove cavolo sarà andato oltretutto quel tipo? Cioè, maledizione. Proviamo ad andare di qua. Qui ce n'è un altro di questi cosi, perfetto. 5 su 6, manca l'ultimo. Benissimo. No, questo non mi dà un piffero di niente. Qui ci sono già venute, c'è il tipo che mi dava la quest, ok. Allora, aspetta. I vari mercanti. La città è disfatta. Eh? Ma ridotta, carente, depressa. Dov'è su? Angelo. Speravo potessi rispondere a una domanda. Ma così a caso l'ho trovata? Conosci una sentinella chiamata Su? Sto indagando su dove si trovi. No, io... no, hai sentito? Tutto qui? Davvero? Non ho fatto nulla di male. Conosco i miei diritti. Va bene. Grazie per la collaborazione. Sono... quindi un totale di 3 quest che vanno fatte proprio qui dentro la città. Secondo me qui ci sarà un'altra persona quando sbloccherò un'altra ipercella. Cogliamo l'occasione per andare qui al mercato. Questo mi pare che... no, non c'è il codice, infatti. Tu? Tesoro, mio tesoro. Posso chiederti una cosa? Chi sei tu? Sei qui per i miei tesori? Non darò a nessuno i miei tesori, mai e poi mai. Ehi, calmati. Fa niente. Non sta proprio benissimo, mi viene da pensare. Che succede? Perché fa così? Che è successo? Perché sta cosa? Ah, a parte che c'è questo, ok. Non l'avevo visto. Salve a tutti, possiamo trovare la salvezza. Va bene, ok, grazie, ciao. Ah, sale anche quella cosa per... nei confronti di... ok. Riparliamo di nuovo con lui, magari mi sa dire qualcosa. Quando le cose stanno per migliorare, arriva un angelo. Non ho ancora nulla da venderti. Va via, per favore. Ho una domanda da farti. Eh? Che vuoi? È mai venuta in negozio una ragazza di nome Arin? Arin? Venuta qui a fare cosa? Se cerchi informazioni, la cosa migliore è andare da sorelle rottamaglie. Scommetto che anche Arin ha fatto lo stesso. Tu credi? Grazie del consiglio. Ok.
Tra parentesi, questo ancora niente, non si può sbloccare. Sono tante piccole cose in questa città che io col passare del tempo ovviamente me ne scordo, maledizione. Ah, ok, era lui che dovevo seguire. Scusa, ma è organizzata veramente male questa cosa, non mi sono mica reso conto. Vabbè, allora, quindi, questa era chiusa la porta prima. The Wind completato, ok, vediamo. Eccoci dunque. Perché mi hai portata fin qui? Ehi, rilassati. Uno viscido e oscuro che porta una gnocca in un vicolo, diciamo, questo non visto da nessuno, non promette bene. Per niente. Un terminale. Questo dispositivo è protetto da un codice quantico. Cosa vuoi che ne faccia? Non chiederlo a me, Angelo. Mi è stato chiesto di darti quel terminale di nascosto. Buona fortuna. Ehi! Dispositivo danneggiato. Utilizzo contenuti ignoti per ora. Ok. Lo scopriremo più avanti. Vabbè, se non altro abbiamo fatto questa quest qui. Ottima cosa. Questo è un altro di quelli senza codice, scommetto, vero? Infatti, perfetto. Maledizione. È pieno di cose senza codice. Vabbè, lei però ciao, ci serve. Angelo. Gli affari vanno meglio di recente, grazie a te. Se avessi mia sorella ad aiutarmi, avremmo molta più merce. Immagino. Anch'io ho una persona che è come una sorella per me. Tua sorella deve essere un'ottima imprenditrice. Mia sorella si chiama Kara. Kara è forte e risoluta. Di sicuro è là fuori. Da qualche parte, ne sono certa. Kaya, c'è una cosa che vorrei chiederti. Sì, Angelo. Dimmi pure. Cerco una sentinella di nome Su. Tu hai parlato con lui, giusto? Come fai a saperlo? Finalmente. Su è scomparso. Avrei proprio bisogno che tu mi aiutassi con le indagini. Santo cielo. Ma che succede? La sentinella cercava un'esospina per la parte inferiore del corpo. Per esigenze mediche. Oh, ok. Ovviamente noi non disponiamo di cose così rare da trovare. Gli ho detto che avrebbe avuto molte difficoltà a trovarne una, a meno che non cercasse dove scaricavano le provviste durante la guerra. Come nell'area vicino alla torre solare nella Landa. Ha detto cosa voleva farci con quell'esospina. E bisogna tornare lì, decisamente, allora. Qualcuno ne aveva bisogno. Non ha detto nient'altro al riguardo. Oh, Angelo, io spero davvero che non gli sia successo nulla di grave. Sto cercando di capirlo. Grazie comunque, sei stata di grande aiuto. Perfetto, e non è l'unica cosa che gli dobbiamo chiedere, però. Oh, no. Credo di aver capito cosa cerca di fare Su. Decisamente. Sta cercando un modo per far camminare Enya. Esatto. Ho davvero un brutto presentimento. Che vuoi fare? Vuoi andare a cercarlo? Credo che dovrò iniziare andando alla torre solare nella Landa di cui ha parlato Kaya. Ok. Dovremo tornarci. Kaya. D'accordo, chiaro. Kaya. Oh, Angelo. Scusa. Stavo pensando a mia sorella. Spero che torni presto. Sono stanca di aspettare. Ultimamente l'ho sentita più vicina a me. È un gran sollievo ed è tutto merito tuo, Angelo. Sono felice per te. Grazie. Kaya, posso chiederti una cosa? Sì. Conosci una certa Arin? Arin? Immagino tu abbia saputo, allora. Che cosa? Di lei e suo padre, Lyle. Erano molto uniti, si prendevano cura l'uno dell'altra, ma non navigavano nell'oro. Ma Lyle, da quando ha quella statua da Buddha, è cambiato. La considera il suo angelo custode. Crede perfino che incarni la sfera madre. Col tempo, la sua ossessione è divenuta opprimente. Minchia. Sarà per questo che Arin ha deciso di liberarsene. Cercava un luogo in cui nasconderla per sempre, dove nessuno l'avrebbe ritrovata. Sembra qualcosa di personale. Quindi lei dov'è ora? Piane dei rottami. C'è un edificio con una cupola. Lo chiamano la villa. Fu costruita da strani droni. Non ci va mai nessuno.
perfetta per nasconderci qualcosa. Ok, grazie. Ok, completato anche questo. E abbiamo quindi da fare cos'altro? Torna al bacheca e fai rapporto d'accordo, però fammi dare un'occhiatina. Manca uno dei cosi dell'arca. Maledizione, solo uno ne manca. Ok. Oh! Me lo sono trovato davanti. Ho esaminato tutti gli schermi. Queste lettere, se le metto insieme in un certo modo, otterrò una password. Ok. E adesso scusate, ma ho tutta l'intenzione di andare a fare esattamente questo perché promette bene. Allora, datemi un secondo, ragazzi. Non che sia brutta la musica, ok? Però un pochino meno, un pochino, perché è costante, sono sempre costantemente canzoni che sono belle, però è un limite a tutto, ecco. Ok, ora però come funzionerà con l'ordine delle lettere? Ruota Xion, ruota in senso orario. Riuscire a risolvere il rompicapo, potete scoprire quanto è sicura l'arca. Ruota Xion, ruota in senso orario. Quindi potrebbe essere qualcosa del tipo... No. Ah, forse... No. Qua c'è qualcosa che non mi quadra. Devo ruotare Xion in senso orario. OKA... Aspetta, forse... Aspetta, vediamo se è così. Se no non so veramente com'è. R-O. Oppa. No. Vabbè, datemi un secondo, ragazzi. Ok, scusate, lo sono andato a vedere perché non mi va di perdere tempo con queste cose. Avevo fatto giusto la prima volta, solo che ho invertito MK. Viene considerato così per qualche ragione a me sconosciuta. Quindi, prima la M, non so perché prima la M della K, però vabbè. Eccolo qua, a posto. Bene, è aperta. Devo scoprire cosa è successo qui dentro. Vado a indagare. Come mi salvi? Questi pazzi bastardi sono offerti con Samuel. È una trappola e non voglio lasciarmi andare. Oh cavolo. Oh oh. Minchia, è proprio un posto intero. Questa secondaria non è una cosa piccola piccola, eh. Proprio un nuovo posto. Guarda qua. Per ora andrà bene così. Riesco a vivere qui senza problemi piuttosto che dormire nella culla dove non si è né vivi né morti. Ma questa porta è chiusa a chiave e là? Oh oh. Quello come ho detto, non avevo dovuto fidarmi di questa storia dell'arca. Mi pare piuttosto evidente che siete stati buggerati alla stragrande. Guarda, cumuli di corpi, madonna. Due cumuli di corpi. Fatemi uscire da qui.
Bene, fantastico. Ma che... Porteranno alla culla, Architect è arrivato dove Rosiella è la sua ultima chance per la sicurezza dei suoi clienti. Ripeto, ci porteranno alla culla. Morti sicurezza. Oh merda. Ma questo che significa? La porta si è chiusa. Cos'è successo? Devo uscire da qui. Forza, prima che la corrente finisca. Non sappiamo cosa potrà succedere. D'accordo. Ok. Cosa dovrei fare? Non c'è un punto di interazione con nulla, credo. Forse potrei provare... Aspetta. No, devo far saltare per aria qualcosa. Figa sta cosa, però... Nel senso... Forse in alto? Non vedo niente, madonna, è tutto molto scuro. Non ho idea di che cosa fare. Non riesco neanche a capire se c'è un'apertura. Aspetta, lì mi pare che ci sia qualcosa. Indizio? Dove colpisci i dispositivi in grado di aprire porte bloccate e attivare strutture inaccessibili. Ah, ok. Era così semplice? Sì, era così semplice. Va bene. C'è qualcos'altro che possiamo vedere o prendere? Ok. Me ne posso andare così con semplicità adesso? Erano solo questi tre? Sì, dovevo solo menare delle cose. Maledizione. Non voglio credere che sia stata opera di un umano. Forse la situazione qui sulla Terra era così disperata che sono impazziti. Andiamo. Okay, e quindi? Devo riconsegnarla a qualcuno? Probabilmente sì, vero? Il doppio salto è veramente comodo, sì. Va bene, va bene. Non era così ampia questa zona, era una cosa piccola in realtà. Va bene. Non lui che mi dirà. Io ho un sospetto, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, mi pare di no. Va bene, ok. Penso che adesso sia il caso di spenderli questi punticini. Ne ho 7, santi Dio. Allora, 4 su questo. Sicuramente. E 3 io direi su... mi piace una parte di energia beta. Con lo squarcio. E un punto ormai non posso spenderlo in nessuna maniera. Oltretutto ci sono altre due. Ci sono altri due rami delle abilità che ancora sono bloccati. Quindi mi sa che c'è ancora parecchia robetta. L'espansione del personal link, la salute... Va bene, ok. Che è successo, Angelo? Ho trovato l'estremista, ma era già morto.
E la questione era complicata. Credo che l'estremista abbia mentito agli altri cittadini dicendo di proteggerli, per poi imprigionarli e ucciderli tutti. Ha detto loro che Orkal stava manipolando Zai. Davvero? Grazie comunque. Ci occuperemo noi degli sviluppi futuri. Non è che sono loro i cattivi alla fin fine? È quello che mi sta venendo in mente, ma penso che l'abbiate sospettato anche voi, no? Va bene. Allora, interessante. Adesso però... Dotazione, che cosa... Ah, ok, ci sarebbe dell'altra roba. Attacco con DPS sono bassi, ricostituente... Vabbè. Ora. Missioni. Va alla villa nella Landa, ok. Landa, Eidos 7. Area proibita nella Landa. E devo solo tornare alla bacheca. Ok, ci manca solo questo da fare qui. Perfetto. Quindi torniamo alla bacheca e poi continuiamo. Con alcune cose però probabilmente devo tornare... Con alcune missioni devo tornare indietro, no? Perché il centro commerciale... Il centro commerciale sommerso era prima di raggiungere Xion. Fa molto Matrix questa cosa, eh? Ovviamente l'ho pensato subito, in effetti non l'ho mai detto però. E com'è? Una sorta di macchine, mostri, ultima città sulla terra Zion. Ok. Bene. Allora, anche questa è fatta. Vai con la bacheca, dovrebbe essere... Sì, qui dietro. Ormai sto familiarizzando un po' con la città e piano piano mi ci sto ritrovando. Grazie a Dio non è poi così grande la città. Bene, grazie. Bam. Solo oro. Completata. Ah, ce ne sono altre! Attenzione! Oh! Rompicapo più complicato. Devo tornare all'unità di input. Vabbè. Dice la generosa. Nando invito da Xayo, sconfitto Gigas. Native Alpha di Eidos 7. Parti più avanzate della navicella. Navicella in cui okay. Intrappolata Lily. Devo andare. Ok. Porte segrete della legione. Viale del silenzio. Codice accesso per le scorte segrete 1228. So dove cercare. Smarrito un mio dispositivo prezioso diario nelle caverne verso la Landa. Lo cercherò okay. Mentre vado verso la Landa. Olio devo uscire da Zion. Anche questo nella Landa. Brutta storia. Servirà una mano. Minchia, un puttanaio di altre robe. Però, attenzione. Sì, devo tornare lì per il rompicapo, ok. E c'è un tantinello di bug che si stanno sovrapponendo queste cose. Ok. Indizio, va bene. Perdonatemi, ragazzi. Ok, scusate, faccio schifo con queste cose. Sì, sono andato a cercarlo, scusate, ragazzi. Non mi va proprio di perdere tempo con queste cose. Sì, raggiungere assolutamente la bacheca, perché credo che sia l'ultima cosa che potevo fare ancora qui in città. Ora devo andare alla Landa. E tra parentesi, alla Landa mi sa che devo fare un sacco di roba. Ottimo. Va bene. Targhetta regina dell'aritmetica? Che targhetta sarebbe? Va bene. Aspetta, c'è dell'altra roba qui. Dire mia moglie è venuta la febbre, fa fatica anche a respirare. Morbo della sabbia.
superstiti del Matrix 11. Settore superstiti del Matrix 11, sa qualcosa del corriere morbido della sabbia. Si sente la disperazione del cliente. Ok. Operazione del Matrix 11. Dovrei aiutare. Non so dov'è il Matrix 11. Non penso che sia qui però. No, decisamente no. Ok, dispositivo smarrito, c'è questo. Va bene, dobbiamo chiaramente andare fuori e adesso non c'è altro da fare in città, quindi si va verso la landa. E faccio prima così che con il teletrasporto, bene. Ok, ora c'è solo una cosa che voglio vedere, eh. Per caso posso... cambia visuale. No, è solo questo, ok, è solo per il movimento interno alla città. Angelo, ti serviranno informazioni utili se vuoi agire fuori da Zion. Sai che in città c'è un'informatrice, credo che valga la pena... Ah, va bene, ok, sì, ho già parlato. Oh, guarda un po', ricordate questo specchio d'acqua che sembrava non servisse a nulla? Indovinate un po', a qualcosa serviva. Sarà questo. Tutto questo tempo sott'acqua. Chissà se funziona ancora. Darò un'occhiata. Umbra davvero? Quanto è? Le vostre stanze, proprio così. Il robusto attuatore dei tuoi cavi sottili. Questo cos'è? I codici identificativi corrispondono. No, non raggiungere la bacheca perché voglio andare prima nella landa. Ok. Vediamo se il caricamento da una zona all'altra dopo esserci andato la prima volta è inferiore. Non tanto. No, con i caricamenti non hanno fatto un eccellente lavoro, devo dire. Certo, di nuovo, ho citato Spider-Man 2, magari quello è proprio l'estremo assoluto di cose fatte in maniera incredibile, però, sai com'è. Allora, aspetta, Parla con Adam nel rifugio, d'accordo? Trova donna scomparsa nella landa. Non si farsi male, mi ha chiamato e ha detto vuole incontrarmi, meglio dico prima sia troppo tardi. Chieda di memoria di Amanda. Ricordo di donna. Ho faticato in questa ferita, ti ucciderò vecchia strega. Che tristezza. È tutto per un fraintendimento. Già. Allora, credo che sia il caso di andare qui alla torre solare. Ah va, è questo che non avevo visto ancora. Maledetto. Ho perso l'occasione di fare l'agguato. Mannaggia a me. Au! Porca miseria, aspetta. Sono quasi morto. Cazzo. Ok. Mi sa tanto che potevo teletrasportarmi comodamente, eh. Cosa sono quelle bandierine lì? Cosa c'è lì? Cosa? Oh! Guardate un attimo, dove diavolo sono finito? Mi sta incuriosendo quella cosa. No, però mi sa che è staccata dal resto. Mi sa che devo passare da un'altra parte. Non lo so. Vabbè, lo scopriremo. In un futuro, quando ci sarà occasione.
Per ora andiamo a fare le missioni. Come vi ho detto, non voglio esplorare proprio tutto tutto, ok? Nel senso, mi sembrerebbe un po' esagerato. Grazie. Allora, qua dovrebbero esserci molteplici indizi. Bam. Massacrati tutti. Benissimo. Vai. Giunto alla torre solare, qui te l'avevo vinto, avrò sicuramente ciò di cui hai bisogno. Io, branchi di cinghio spini, ok. Veramente comodo, devo dire. Aspetta, come in combattimento? Con chi? Oh no. Au. Va bene, ok. Quelli sarebbero cinghiospini. Ce ne sono parecchi qui intorno. Mi è mancato questo posto. Già. Yeah. Dubito sia riuscito. Questa è... Non è la sua arma. Fammi vedere. Deve averla persa in combattimento. Sono rimaste poche munizioni. Non mi sembra proprio un buon segno. No, non è morto qui. Questo è certo. Se l'avesse persa mentre l'attaccavano, il suo cadavere sarebbe qui vicino. Torre solare, non è ancora in funzione, ok. Va bene, ok, grazie. Au. Qui ho già attivato alcune cose, però non ho trovato l'ultima, purtroppo. La cosa è proprio comoda, devo dire. Non è che ti vedono tantissimo. Questi cadaveri sembrano morti da un bel po'. Quindi... Ci vuole molta destrezza per sopravvivere nella landa, ma Su ha la stoffa per farlo. O forse ha avuto fortuna. Le informazioni ricavate dalle indagini suggeriscono che Su stesse cercando qualcosa in quest'area. Ha fatto almeno un combattimento qui. Più di uno, probabilmente. Credi sia scivolato o abbia subito un agguato e che poi sia andato tutto male? Ho inserito nel sistema di scansione i dati sulle impronte raccolte. Per fortuna non sembra che molte altre persone siano passate di qui. Bene, scopriamo dove è andato Su. Spero sia ancora vivo. Già, lo spero anch'io. Ok, questi terminali io davvero non so, perché ora che sono qua sti cavolo di terminali mi...
mi infastidisce aver trovato tutto tranne uno. Vediamo andando di qua se c'è qualcosa. A parte mostri vari ed eventuali. Dove si va di qua? Ma che cavolo? Wow. Ok. No, sono quasi certo che... Au! Ma vaffanculo. Sono quasi certo... Ma me ne vado perché sono quasi certo che non serva a niente venire qui. Cioè, ci sarà una quest probabilmente che mi ci manda in un altro momento. Ok, in ogni caso di qua non c'è quello che volevo. Quindi dovremo andare altrove a cercarlo. No, non sembra davvero essere qui da queste parti. Quindi... volessi... Oh, che miseria. Ci provo, raga? Aspetta. No. Troppo. Troppo, troppo, troppo. Ok, devo fare il giro. Purtroppo. D'accordo, voilà. Vediamo dove mi fa tornare. No, ma ci stanno pure... Vabbè. Pure ricomparsi tutti i mostri, maledizione. Devo... Sì. Di tutta evidenza devo fare il giro, purtroppo. Ok. Ne approfittiamo anche per prendere questo. Grazie. Oh, questo non l'avevo sbloccato. Grande. Beh, come ho detto, la landa non l'ho esplorata tutta, quindi... C'è anche... Secondo me... 5 punti, io direi che... Sì. Allora, vediamo un po'. Potenza d'attacco dello spaccascudo, sì. E potenza d'attacco dello squarcio, sì, perché no? Va bene così. Riposare? No, non mi serve. Non al momento, almeno. Dove... No. Aspetta un attimo, non riesco a orientarmi. No, scusate, non può essere di qua. No, sono un cretino. Ok, scusate. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ok. Figo. Mi sa che qua non ci sono venuto praticamente mai. Morte degna di un predone, sapevo, ok. Oh no. Au. Ma
Maledetto. Cos'è questo oltretutto? Non mi ricordo se l'ho mai trovato. Oh, ne sono due. Maledetti. Ok. Allora, qui c'è questo. Oh, e sembra pure interessante. Equipaggiamento, allenamento, aumenta gli SP ottenuti. Oh, onniperno, ok. Figo. Questo tipo di potenziamenti ancora non... aspetta. E io come ci passo però di qua? Ah, c'è un'apertura, eccola. Simpatici. Porca troia maledetta, fatemi curare. Dai! Voglio curarmi. Che palle. Questo è Eve. Le impronte finiscono più o meno qui. Parla con Su. Un buon posto per nascondersi, no? Già, ok. Entriamo. Non sappiamo cosa c'è dentro. Attenzione. Ah, va. No, aspetta. Oh, è ridotto male. Temevo di trovarlo così. Chi? O morto. Chi va là? Ah, eccolo lì. Su, sono io. Come ti senti? Angelo, come... Beh, immagino tu abbia già capito tutto, se sei riuscita a raggiungermi fin qui. Come vedi, ho abbassato la guardia. Sono vivo, per fortuna, ma non potevo più lottare con il braccio destro ferito. Potevo solo scappare e nascondermi qui. Ero riuscito per un pelo a recuperare le parti per le gambe di Enya. Ma non serviva a niente. Non ce la facevo a tornare. Cosa ti ha spinto a fare una cosa così pericolosa? E senza neanche dirlo a Enya? Beh, io... non ho potuto fare niente per Enya. Se non era per te, io sarei... 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 Non parlare così! Torniamo indietro. Subito. Enya ha bisogno di te. Ok. Non era il cliente? No. Perché ci sono ancora delle cose che dobbiamo fare. Ok, beh, lui è scomparso. D'accordo. Però ci sono ancora delle cose. Oh, guarda un po'. Porco mondo. Maledetti tentacoli schifidi. Modulo potenziamento fiaschetta, ne è valsa la pena venire qua.
Ok, ci sono molte altre cose da fare qui nella landa, oltretutto. Mantenere segreti. Aspetta, come mantenere segreti? Lancia... Aspetta, come nel rifugio? Ma che c'entra questo? La villa. Esamina l'area proibita. Ok. Questo, giusto? Allora, mi pare veramente strano che non ci sia un telefono da queste parti. Quindi io adesso rientro qua. Vado fuori, comincio a girare. Dai, sono piuttosto sicuro che ci sia un telefono qui. Non può essere tutta quest'area mega ampia senza niente, assolutamente niente. Non ci credo. Porca miseria. Quanti sono qui? C'è una... Sono tantissimi. Non sono sicuro di volerci tornare lì. Lì c'è qualcos'altro. Lì c'è un altro bestione. Bene averlo ucciso così questo, madonna. Ok, ah, questo non è... Ehi? Locked? Cioè? Ah. Ci dovrebbe essere un'altra palla da queste parti? Io stavo cercando un telefono, a dir la verità. Ah, sì, c'è una palla lì. E bravo, girati. Dai, che cazzo. Bene, almeno questo, ok. Porca miseria, maledetta. Aspetta, calma, calma, calma. Ok. Ecco, esatto. Grazie. Via dalle palle. Quello ignoriamolo grandemente. Sì, che gran cosa, eh? Guarda, comodo comodo portare dietro sta palla con questa capacità di muoversi del personaggio. Ah, vabbè, dai, guarda, troppo troppo. Più o meno. Ah, ma vaffanculo la lattina. Grazie. Gentilissimo. Questa mega landa desolata. Ma davvero non c'è un fottutissimo telefono? Non ci credo che non ce n'è neanche uno. Ma forse... Aspetta. Ferma, fermati. Visto che ci si può arrampicare qua, forse c'è qualcosa. A parte una cassa. Il niente, davvero? Dai, non ci credo. Non può esserci il nulla assoluto. Ah, aspetta. Non so cosa stia... Ma vai a fare in culo... Vabbè, guarda, senti, basta. Al diavolo. Non so cosa diavolo ci starei facendo qua, ma... Non me ne frega. Voglio
tornare indietro. Andiamo diretti, basta. È evidente che l'idea di trovare un telefono è chiedere troppo. Cosa? Ah, ok. Grazie. Un altro. In base alla mappa è di difficile lettura, perché in realtà ci sono, cioè non è certo tutta pianeggiante quest'area. Quindi. Oh, grazie, fantastico. Minchia, quanti cavolo sono lì. Tantissimi. Rompi palle. Vabbè, almeno c'è uno scrigno. Con un po' di cose. Cosa abbiamo qui? Aspetta, come in combattimento? Ah, va. Allora, mettiamo... Sì. Facciamo il viaggio veloce. Qui. Assolutamente. Grazie. Chissà se il viaggio veloce si può fare anche al rifugio, non ne sono sicuro. Questo posto non l'ho esplorato per niente. È questo? Già, un edificio in rovina, opera di Drew. Però, a me piace. Non dovrebbe esserci nessuno, credo. Andiamo. Yeah. Va. Area riservata ai digger, non danneggiarla, non rubare i rottami. Se sei qui per fare affari, recatere di scarica più vicina. Ma che diavolo. Aspetta, ma digger non è quello che avevamo incontrato nella discarica dall'altra parte, che tra l'altro è qui. Come pensavo, né la ragazza scomparsa né la rifugiata. Intanto strano, ok. Forza, indaghiamo. Facciamo qualche domanda anche al drone di manutenzione. Nano componente estremo, ok. Salve, posso io aiutarti? È passato qualcuno poco fa, giusto? Con una statua. Sai dove sia ora? Ragazzina, era qui. Voleva seppellire Buddha in piedi bronzo dorato. Vicino c'è discarica container. Discarica dei container, capito? Quella ragazza causa solo guai. Almeno ho una vaga idea di dove sia. E poi che ci fai in un posto del genere? Troviamola, e in fretta. Scarica container. Non mi pare ci sia qualcosa, francamente.
perché mi dice questo qui? E anche qui? Ah, forse perché... Ah, forse perché c'è il tetrapode anche qua, ok. Vabbè dai, proviamo. Aiuto! Oh no. Qualcuno mi aiuti! Dei mostri vogliono uccidermi! Tieni duro. Ok, sì, tieni duro, però prima fammi attivare il rifugio e vedere la bacheca, probabilmente. Ok. Sì. Mi fare anche un riposino, dato che ci siamo, no? Con calma. Aiuto, vogliono uccidermi. Sì, sì, va bene, però aspetta, prima un riposino. Vantesi, qui c'è qualcosa? No. La bacheca, posso fare qualcosa? Va bene, intanto completiamo queste due. Va bene. La vendetta del diario, devi essere Xavier per accettare le richieste. Oh, ce ne sono altre quattro? Minchia, ok. Dov'è che mi aveva chiesto aiuto però quella? Quella cretina. Facciamo prima questo allora. Ah, è lassù? Come ci arrivo? Non da qui. Forse un po' esagerato pure. Va bene. Va bene, sì, sono arrivato qua dietro, ma poi... Come diavolo ci arrivo lassù? C'è un punto di appiglio che non ho visto? Allora, ha cominciato a urlare quando ero qui, no? Maledizione, guarda che fastidio! Benissimo, abbattere questi così è fantastico. Ma davvero, raga, come cazzo faccio ad andare lassù? È un massiccio roccioso. Forse... Oh, forse ho capito. Non ci sono mai venuto. Oh, aspetta. Fatemi immediatamente sbloccare questo. Grazie. Area proibita. Sì, ha senso. Ok, si va giù di qua, dall'area proibita. Ok. È stato Orca a vietare ogni accesso. No, Eve. Guarda tu stessa. C'è qualcosa che si muove laggiù. Che ne pensi? Ti sembra un burrone senza fondo?
Cosa c'è qui? C'è questo. Orco mondo. Potenziamento drone, va benissimo. Via, 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 via dalle palle. Io ho provato a abbatterla quella cosa, ma non ce l'ho fatta, pure sparando. Vabbè. Ok, comunque non era qui che volevo andare, era invece di qua. Wow! Porca miseria! No, no, no! Quando parte la corsa più veloce è comodissima per fare lunghi tragitti, però porca miseria... rischi. Ok, ok, bene. Si passa chiaramente di qua, d'accordo. Aspetta, ma io qua ci sono già venuto. Per trovare quella sentinella morta. Bam, ecco qua. Salve. Angelo, perché sei qui? Potrei chiederti lo stesso. Chissà perché. Sei venuta fin qua per nascondere la statua del Buddha? Come fai a saperlo? È una storia lunga. Comunque, non dovresti liberartene. Perché non ne parli con lui? Se lo dici tu, lo farò. Come? Era questa la soluzione? No, ma che tornare dal cliente, no. Ma sta cretina, dice, fa un macello, si avventura nella landa con rischio di morire. Tutto quanto, soluzione. Perché non gliene hai parlato? Ah, giusto, se lo dici tu, ora provo a farlo. Ma sei ritardata. Niente, vabbè, niente. No. Ok, ora andiamo qua. Area proibita, d'accordo. Vediamo cosa c'è di bello. Finita la musica di colpo? Pare di sì. Ok. D'accordo. Wow. Sto seguendo la strada giusta, sì. Qui cosa abbiamo? Ma... va bene, sì, grazie. La lattina. Ok. Interessantissimo. Aspetta, c'era un rumore. No, mi sa che è il rumore della luce. Non credo che sia. Per un attimo mi è sembrato che fosse il rumore di una delle parti del core per aumentare la vita o l'energia. Bam, oh, ok, questo mi sa di boss, ma proprio tantissimo. Ma proprio tanto, 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 tanto. Pronti? Guarda, questo cadavere sembra recente. Quindi, deve essere il socio. E adesso arriva pure... ci stato qualcosa. Sì. Non ci credo che non arriva nessuno. Ecco appunto, ecco qua. Per l'appunto. Guarda! Ho visto, cazzo!
Bruto, eh? Configgi Bruto. Oh cazzo, aspetta. Curati. Ero ridotto malissimo e non me ne ero neanche accorto. Au. Wow. Fatto malissimo. Oh, ma... per la miseria, ok. Grazie. Niente, oh, mi becca lo stesso. Dio di puttana. Porca troia, mi ha massacrato. Usiamo questa, tanto ne ho. Mi ha beccato ugualmente, proprio come non fosse nulla. No, cazzo! Bene, fantastico. Oh, questo è tosto, raga, eh. È merda per me. Ma qua finisce male, raga. Forse... wow! Ok, miracolo, cazzo. Bene. Dib, non rilevo altri segnali nemici. Torniamo indietro. Bene. Dopo aver reso i dovuti omaggi, ovvio. Le papere le 00000, ok. Personale negozio della CNT, nel mercato dei rottami. Ah. Ok. Beh, dai. Tutto sommato ne è valsa la pena. Design sportivo giallo? Ah, Cristo. C'è qualcos'altro qua? No, pare di no. Allora, aspetta, eh. Credo di aver finito le cose da fare qui nella landa, giusto? Credo proprio di sì. C'è un modo per tornare su velocemente invece di rifare tutta la strada? No, perché... ah, bella sta inquadratura. Per nulla provocante. Sì. Dicevo, sì, scusate, mi sono distratto un attimo. Chissà come mai. Che stavo dicendo? Allora. No, mi devo rifare tutta quanta la strada, sì. A quanto pare è così. Però magari ma dove però? Perché io prima mi ricordo di essere andato giù. Oh, ok, lì, scusate.
Ok. Ok, è questa. E da qua per caso si può tipo uscire fuori, andare da qualche parte? No, eh? No. Solo per trovare una lattina, letteralmente, questo posto. Grazie a Dio, poi qua, però, appena fuori c'è il... c'è il telefono, appena mi sono rifatto la scarpinata di me. Ecco, hai presente i teletrasporti che mi offrono per ritornare da dove ero partito sempre? Ecco, qui avrebbero fatto comodo, devo dire. Ma anche perché le fasi platform con il controllo brutto del personaggio che c'è, io ho sempre paura di cadere male. Tutto legnosetto. Maledizione. Grazie. Bene. Allora, dovrei aver finito qui nella landa, quindi ritornare immediatamente. Sì, posso tornare anche a questi. Benissimo. Sentiero nascosto, campo base, perfetto. C'è qualcosa? Oh, omniperno quasi al massimo, eh? Ne manca solo uno. Bene. Anatuta, esospina, d'accordo. Oh, il drone però qualcosa c'è. Scanner migliorato è figo. Però in realtà... munizioni esplosive in modalità distanza. Facciamo questo, va. Grazie. Sì. E... vediamo che altro c'è qui. 4 punti. Cioè, guarda, 1 e 2 mi sto cominciando a chiedere davvero se... Mi hanno aggiuntivo gli scudi nemici. Una parte di energia beta quando colpisce il nemico lo spacca scudo. Va bene, ok. Lo uso raramente questo, devo dire. Quindi riposiamo, sì. Assolutamente. Così ricarico tutto. Grazie. Perfetto. E facciamo così. Ora torniamo dove eravamo. Ok. I caricamenti da zona all'altra sono sorprendentemente lunghi per gli standard del 2024. Forse avrei fatto meglio a non fare niente di tutto questo. Anche perché devo prima passare qua dal... ah no, giusto, aspetta. Vai. Concludiamo sta cosa. Che ti è passato per la testa? Non volevi, certo. Calma. Non è come pensi. Prima dovresti ascoltare cosa ha da dire. Arin? Papà, questa cosa è maledetta, credimi. Lo fissi tutto il giorno brontolando e litighi con la gente. Invece che proteggerci, ci sta solo separando. Eravamo tanto felici senza... Oh, figlia mia. Così ho cercato di nasconderlo per sempre. Ma alla fine l'ho riportato. Hai ragione, amore mio. Dovevo sapere che non avresti rubato qualcosa senza motivo. Mi vergogno di me. Sì, ma... ti chiedo scusa, Arin. Sì, ma che cosa... papà... perché la fissava oggi tutto il giorno? Che cosa... lo prenderesti tu? Puoi tenerlo per te o gettarlo dove vuoi. Ok. Ok, lo prendo. Grazie. C'è qualcos'altro? Grazie, Angelo. Di nascosto? Figurati. Voglio che tu e tuo padre siate felici, chiaro? Chiaro. Ok, che cosa mi...
Buddha in piedi di bronzo dorato. Ok. Bitcoin, nano componente avanzato. Benissimo. Simbolo che lei aveva tanto a cuore. Va bene, grazie. Ora andiamo di qua però. Ora, vediamo se c'è da consegnare qualcosa. Sì, va bene, ok. Ah, è tutto in corso. Ci sono queste. Sbicciate il diario segreto. Dare lezione a Chiaretto il diario. Io non so cosa dire. Come è rifiutata? Carico. Cisterna di carburante delle piane dei rottami. Di nuovo nella landa. Una grande gola. 10 cinghiospini. Ok. Un overclock al cervello. Una cosa un po' estrema, direi. Ah, rifiutata? Ah, quindi le devo solo rifiutare? Cioè, alcune le rifiuta e basta? È interessante sta cosa. C'è qualcosa da fare qui? Qualche altra cosa che possiamo prendere? Bello, ciao, preferite? Secondo me no, perché è già al massimo. Aspetta, no. Formazioni. Oasi, ok. Ipertubo, ok. Grazie. E poi ci sono i design che oltretutto non posso prendere perché ho abbastanza bitcoin e non sono... Dici cosa? Va bene. Non credo che valga la pena tornarci solo per i design. I bitcoin li posso utilizzare per altre cose dal mercante, dove oltretutto devo ancora salire di livello con la fiducia del mercante, perciò vale la pena utilizzare i bitcoin di là, pensandoci. Oh, adesso c'è... Oh, giusto, questa. Mo sono proprio curioso di vedere che succede. Secondo me si è innamorato del robot. Eve, cosa è successo a Sue? Non gli è accaduto niente di grave, vero? Ah, no, tranquilla. Beh, oddio, stavo quasi per morire. Era partito per una missione disperata. Cercava un raro impianto che ti permettesse di camminare. Cosa? Poi le cose sono andate male ed è rimasto intrappolato nella landa. Sue, perché non entri? Racconti tu il resto. Enya, io... Ecco. Bam! Mi dispiace. Quindi, tu pensavi che volessi camminare? Beh... È chiaro che lo voglio, ma... Ecco. Non ha senso camminare, se vuol dire perdere te. Enya, mi dispiace. Mi sentivo inutile a starmene con le mani in mano. Volevo aiutarti. Io volevo solo vederti camminare di nuovo. Tutto qui. Davvero. Mi dispiace. Non farlo mai più. Dico sul serio. Non farlo mai più. Il casco ha intenzione di togliertelo oppure... No, eh. Ok. Però adesso gliele rimonta le gambe, no? Voglio vederla completa. Adesso. Oh, sono già 4 punti. Ok. Bene, abbiamo fatto molta parte delle cose. Che altro c'è? Parla con Cyrus. Ah, ok, aspetta. Quindi ancora... Ah, giusto, anche questo! Angelo, cos'è successo? Che ne è stato di Tommy? Mi dispiace. Tommy? Credo ti abbia lasciato questo. Questo è... Che stupido! Che senso ha avere tutta questa roba? Se vai a farti ammazzare, gli affari vanno a gonfie vele. Parole al vento.
Sarà tutto inutile se muori. Tommy, che stupido! Ehi, stai bene? Sì. Sì, me la caverò. Devo tornare al negozio. Per non sprecare ciò che ha lasciato il mio amico. Non avrei mai pensato di dirtelo. Ma grazie. Sette addirittura. Natasonica, generatore di campo biotico. Interessante. Ok. Si è detto che deve tornare al negozio. Forse adesso mi stai dicendo che si apre qualcos'altro? No, potrebbe anche essere in effetti. Allora, si è creata una missione in più. Ho come l'impressione che sia proprio quel negozio di cui si parla, vero? E poi missioni. Allora, vendetta, cinghio spini nella landa, carico del cliente nella landa, Matrix 11, Matrix 11, Eidos 7, Eidos 7, più altre 3 Eidos 7. Quindi, a voglia, ce ne sono di cosine da fare. C'è anche dell'altro equipaggiamento. Vabbè, ok. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui con la puntata di oggi. È andato anche leggermente oltre quello che volevo fare, però dai, almeno così abbiamo concluso tutta questa parte delle cose. Poi dobbiamo continuare probabilmente tornando indietro in altri punti, Eidos 7 o... non so come arrivarci oltretutto, mi sa con la nave, ma non ne sono sicuro, devo ancora esplorare. Più dei potenziamenti, più delle altre cose che probabilmente dovremo fare. D'accordo ragazzi? Noi ci vediamo al prossimo episodio, grazie a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Stellar Blade e anche il link per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto.